mio punto di vista, si è andato rafforzando già da settimane, è che il Partito Democratico, per ora, non è nemmeno una fusione piena dei due apparati, dei due partiti che non ce la facevano più ad andare avanti in quanto tali, tanto per essere chiari. La Margherita è esplosa e implosa in questa occasione e i DS, devo dire, non sembrano essere in un momento di grande salute, di grande slancio, ecco. Malgrado appunto questa operazione che tende a risolvere una situazione drammatica e fallimentare, appunto attraverso questa operazione mediatica per la quale si tenta di fare il bis delle grandi primarie con i 4 milioni millantati e comunque serviti anche a Prodi. E adesso appunto queste primarie che tendono in fondo a presentare alla gente, al popolo italiano, un po' come la storia che c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, quindi i candidati dei primari per sapere chi sarà candidato a questo, mentre appunto si tratta semplicemente di sapere chi sarà, e lo si sa, il segretario di un partito che non c'è, che deve ancora fare una dichiarazione programmatica del suo segretario e che riunirà 3-4 giorni, il 14 ottobre, 2700 delegati, e credo che nemmeno il POCUS li facesse così, insomma, perché 2500 o 700 delegati per 4 giorni eletti come sono eletti, sicuramente è solamente ed esclusivamente un'operazione mediatica nel tentativo comunque in questo modo di ridimensionare attraverso questa bolla che viene fatta il momento di grave impopolarità di questi due partiti e del governo.